72 pili. È contrario, ci abbiamo già un pilot in corso dalla Comunità Europea. 73 Mucci. Accolto con riformulazione. A valutare l'opportunità di. Quindi riformulazione. Perfetto. Perfetto, cioè. Siamo sicuri di non volerli ripetere? No? Perfetto, a questo punto il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani. Comunico di aver chiamato a far parte, la Presidenza chiamerà a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, l'onorevole Giovanni Palladino, in sostituzione dell'onorevole Andrea Romano, dimissionario. Comunico dell'onorevole Angelo Cera, con lettera pervenuta il 22 settembre scorso, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, la nomina di una commissione di indagine che giudichi la fondatezza delle accuse rivoltegli dal deputato Giuseppe D'Ambrosio nel corso della seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2015. Sussistendone i presupposti, la Presidenza della Camera ha dato corso alla richiesta e ha conseguentemente nominato una commissione di indagine di cui ha chiamato a far parte il deputato Simone Baldelli in qualità di presidente e i deputati Anna Rossomando e Manfredi Sciullian. La Commissione dovrà riferire alla Camera entro il 13 novembre 2015. Chiesto di intervenire l'onorevole Duva. Prego. Grazie Presidente. Intervengo solo per mettere al corrente i colleghi della Camera di quello che sta succedendo in Sicilia, perché è una notizia già vecchia. Quella del crollo di un ponte, insomma di un viadotto nell'autostrada Catania-Palermo, e sappiamo benissimo quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle finanziando una trazzera. Bene, nel momento in cui quella trazzera è stata per un attimo inagibile per motivi di forti piogge, ecco che c'è stato un grande.